Le differenze possono essere una sorgente di arricchimento reciproco, anche se oggi in troppi luoghi della Terra estremismi violenti manipolano e distorcono principi di natura civile e religiosa per asservirli ad oscuri disegni di dominio e di morte. È il messaggio che Papa Francesco ha voluto diffondere appena atterrato in Georgia, prima tappa del suo 16° viaggio apostolico. Dopo il pellegrinaggio in Armenia lo scorso mese di giugno, il pontefice è tornato nel Caucaso per invitare tutti ancora una volta a ricercare la pace e il confronto, un cammino da perseguire con convinzione, pur se faticoso. Nel palazzo presidenziale, incontrando le autorità, la società civile e il corpo diplomatico, ha ribadito che tutti dovrebbero avere a cuore anzitutto la sorte dell'essere umano nella sua concretezza, compiendo con pazienza ogni tentativo per evitare che le divergenze sfocino in violenze destinate a provocare enormi rovine per l'uomo e la società. Pace a voi, Pax Vobis, lo slogan, diciamo, di questa visita è la pace interna, pace esterna, quella tante volte così minacciata dalla mancanza di tante cose, della mancanza della giustizia oppure della mancanza dello stesso dialogo in questa zona caucasica, no? E il viaggio del Papa proprio ha questo obiettivo. In un paese dove la maggior parte della popolazione appartiene alla Chiesa Apostolica Autocefala Ortodossa Georgiana, Papa Bergoglio è stato accolto al Palazzo del Patriarcato con grande cordialità dal cattolico Ossilia II, al quale ha rimarcato che in un mondo assetato di misericordia, di unità e di pace è quanto mai urgente una testimonianza coerente del Vangelo, in modo che le difficoltà non siano impedimenti ma stimoli a condividere la linfa vitale della fede. Davvero, l'amore del Signore ci innalza perché ci permette di elevarci al di sopra delle incomprensioni del passato, dei calcoli del presente e dei timori per l'avvenire. La prima giornata a Tbilisi si è conclusa per Papa Francesco tra i fedeli della piccola comunità assiro-caldea presso la chiesa San Simone Barsabè, un incontro intenso e commovente nel segno della preghiera e della speranza. È una gioia non limitata per noi. È la prima visita di un Santo Padre alla Chiesa Caldea. È molto significativa questa visita, ci dà l'appoggio, un sostegno personale a questa Chiesa che soffre da anni. Tanti martiri, tanti rifugiati, sfollati, dunque è una benedizione veramente per noi tutti. Se anche una visita simbolica, speriamo che la prossima visita sia in Iraq. Noi abbiamo bisogno della sua presenza e anche confermarci nella fede, nel nostro paese e nella nostra testimonianza. Signore Gesù, estendi l'ombra della tua croce sui popoli in guerra. Imparino la via della riconciliazione, del dialogo e del perdono. Fa gustare la gioia della tua risurrezione ai popoli sfiniti dalle bombe. Solleva dalla devastazione l'Iraq e la Siria. Noi prima della caduta del regime erano i cristiani 1 milione e mezzo, adesso sono fra 400 e mezzo milione, tanti hanno lasciato, altri sono rifugiati in Giordania, Libano, Turchia e anche dentro l'Iraq 120.000 sono sfollati nel Kurdistan e aspettano ritornare nelle loro case e continuare la loro vita. Ci vuole uno sforzo internazionale per liberare queste zone, aiutare la gente a ritornare e vivere nella pace e tranquillità. Papa, adesso con la sua parola della pace pronunciata da una chiesa caldea, non solo dal Vaticano, come un papa della comunità caldea, un papa che viene a portare questa parola, questo appoggio per noi è una cosa che in futuro ci incoraggia, ci dà la forza di andare avanti e pregare con i nostri nemici, con i nostri persecutori, essere buoni e sperando che un giorno, insomma, anche loro si svegliano per abbracciarci come due fratelli.
Il 1 ottobre il pontefice ha presieduto una messa votiva in memoria di Santa Teresa di Gesù Bambino nello stadio Meschi di Tbilisi, attraversando all'inizio della celebrazione una porta santa che verrà poi posta nella chiesa di Rustavi quando si porterà a compimento la sua costruzione. Pur in mezzo alle vicende turbolente della vita, ha detto Papa Francesco nell'omelia, un cuore semplice e privo di doppiezze lascia spazio all'opera consolatrice di Dio che ama le sorprese. Quanti invece non fanno filtrare la luce del Signore nella propria esistenza, cedono al pessimismo, alla realtà che mai cambia, scivolando nei sotterranei dell'angoscia. Di qui l'invito a spalancare le porte della consolazione, il Vangelo letto ogni giorno, la preghiera silenziosa, la confessione, l'Eucaristia. Ma la fede è un cammino, me ne accorgo per la mia vita, credo che chi è cristiano si accorge che in questo cammino c'è il momento di crescita che è fatto attraverso momenti di difficoltà che si incontrano, attraverso delusioni, ma sono momenti di crescita. Io sono convinto che la nostra vita è nelle mani di Dio e quindi Dio piano piano ci forma e ci porta avanti anche nel cammino di fede. Ecco, aprire la porta del cuore, aprire anche la porta del giubileo che ci ha richiamato quest'anno e che noi abbiamo voluto che fosse particolare e che non portasse in nessuna parte per lasciar libero, cioè perché la misericordia è qualcosa di più grande di qualsiasi altra cosa, perché Dio è il nome della misericordia. Nel pomeriggio Papa Bergoglio ha incontrato nella Chiesa dell'Assunta i sacerdoti, i religiosi, le religiose e i seminaristi, oltre che i rappresentanti dei consigli pastorali delle varie denominazioni cattoliche in Georgia. A braccio ha risposto a 4 domande, sottolineando che una fede salda aiuta a superare le difficoltà della vita, da quelle che incontrano i sacerdoti a quelle dei giovani, passando per le famiglie. Oggi c'è una guerra mondiale per distruggere il matrimonio. Oggi ci sono, ma non si distrugge con le armi, si distruggono con le idee. Ci sono colonizzazioni ideologiche che distruggono. Toccante l'appuntamento con gli assistiti e gli operatori delle opere di carità della Chiesa Cattolica presso il centro di assistenza dei Camigliani nella periferia della capitale Tbilisi. Le iniziative della carità, ha detto il pontefice, sono il frutto maturo di una Chiesa che serve, che offre speranza e che manifesta la misericordia di Dio. Il nostro carisma come Camigliani porta noi sempre nelle periferie, nelle frontiere umane della vita, della morte, della speranza, della sofferenza, di portare sempre una parola di gioia, di speranza e di allegria del Vangelo di Gesù. Nella suggestiva cattedrale patriarcale di Mishkeita, centro spirituale della Chiesa Ortodossa Georgiana, Papa Francesco ha espresso ancora una volta gioia per il pellegrinaggio compiuto e per l'accoglienza ricevuta, soprattutto da parte del Catolicos Patriarca di tutta la Georgia, Ilia II. A tutti i cristiani ha chiesto di procedere con pazienza lungo il cammino dell'unità, senza rinunciare mai alle occasioni di incontro e di dialogo, perché sono più le cose che uniscono rispetto a quelle che dividono. Dal punto di vista ecumenico, la Georgia è una delle chiese ortodosse, perché le chiese ortodosse è un gruppo di chiese riunite e è una chiesa autocefala, indipendente, forse quella più dura nel rapporto con i cattolici. La chiesa ortodossa è uscita dal concilio ecumenico delle chiese, è una delle chiese che ha rifiutato di partecipare al sinodo panortodosso, al concilio degli ortodossi a Creta e recentemente non ha firmato il documento teologico sul papato durante il primo millennio. Quindi è una chiesa che ha tendenza a chiudersi in se stessa e il viaggio del Papa è una possibilità di apertura, di fratellanza. Di fatto il Patriarca oggi ha chiamato il Papa fratello. Il 2 ottobre, ultimo giorno del suo viaggio apostolico, Papa Bergoglio lo ha trascorso interamente in Azerbaigian, dove ha anzitutto celebrato la messa nella Chiesa dell'Immacolata con il piccolo gregge di cattolici presenti nel paese. Pochi, ma dal cuore aperto all'opera di Dio e al servizio. È Lui che chiede a noi di avere fede, perché la fede che è un dono di Dio e va sempre chiesta, va anche coltivata da parte nostra. Non è una forza magica che scende dal cielo, non è una dote che si riceve una volta per sempre.
e nemmeno un superpotere che serve a risolvere i problemi della vita. Nella decina di ore trascorse a Baku, Papa Francesco si è recato nel palazzo presidenziale per la cerimonia di benvenuto, accolto dal capo di Stato Ilham Heydar Aliyev, ha pregato e deposto una corona di fiori al monumento ai caduti per l'indipendenza, edificato nel 1998 e considerato l'emblema della lotta per la libertà e l'integrità nazionale. Poi ha incontrato le autorità. Qui si respira un'armonia tra le differenze, ha detto nel centro dedicato allo statista Heydar Aliyev, che assume un particolare significato in un mondo che sperimenta il dramma di tanti conflitti che trovano alimento nell'intolleranza fondata da ideologie violente e dalla negazione dei diritti dei più deboli. Per opporsi validamente a queste pericolose derive occorre che cresca la cultura della pace, la quale si nutre di un'incessante disposizione al dialogo. Un confronto che deve essere intessuto soprattutto tra i rappresentanti delle varie religioni, oltre i torti del passato. Nessun sincretismo conciliante, ha chiarito il pontefice incontrando nella moschea lo sceicco dei musulmani del Caucaso, non un'apertura diplomatica che dice sì a tutto per evitare i problemi, ma dialogare con gli altri e pregare per tutti. Nella notte dei conflitti che stiamo attraversando, le religioni siano albe di pace, semi di rinascita tra devastazioni di morte, echi di dialogo che risuonano instancabilmente, vie di incontro e di riconciliazione per arrivare anche là dove i tentativi delle mediazioni ufficiali sembrano non sortire effetti. Il Papa spesso dice che dobbiamo essere operai della pace, cioè quotidianamente costruirla più che con grandi gesti. Però lui è convinto sempre che ogni incontro, ogni possibilità che c'è di incontrarsi crei qualcosa di nuovo.